Siamo in collegamento con il consigliere regionale Franco Picarone del Partito Democratico per fare un aggiornamento delle attività in Regione Campania, ma anche per parlare di tante altre iniziative. Allora, iniziamo subito dai saluti. Ben trovato. Come procede? Onorevole. Molto molto bene, siamo in piena attività, sono in piena sessione di bilancio, contiamo di approvare tutti i documenti finanziari entro Natale, con una coda, speriamo di no, eventualmente tra Natale e Capodanno, se dovessimo essere costretti, cosa che non facciamo quasi mai, al voto di fiducia. Dobbiamo approvare il bilancio del Consiglio regionale, dobbiamo approvare il documento di economia e finanza regionale, dobbiamo approvare il bilancio preventivo della Regione Campania e poi la legge di stabilità. Quest'anno si presenta particolarmente complicato, ma nonostante questo manteniamo i capisaldi della spesa sociale, che non riduciamo, anzi aumentiamo, sia pure di poco. Manteniamo alcuni capitoli importanti come il trasporto gratuito agli studenti, facciamo un'operazione di proroga di un altro anno del piano casa e poi ci sono alcune partite importanti, ma più in generale è l'occasione anche per discutere di tematiche che riguardano il Mezzogiorno e che riguardano la Campania, come il Recovery Fund e la nuova programmazione 21-27. Allora, parliamo anche di quella che è la tematica che si sta discutendo tanto in queste ultime ore. L'Italia sarà zona rossa nelle festività clou, insomma, di questo periodo natalizio, ma che Natale sarà in Regione Campania, onorevole? Ma io devo dire questo, che De Luca aveva lanciato un allarme, diciamo, consapevole un paio di mesi fa, aveva invitato a chiudere tutto. Probabilmente se fosse stato ascoltato dal governo in quella fase, noi avremmo avuto un Natale molto più tranquillo. I dati che poi riguardano la Campania, nonostante che siamo stati proprio in quel periodo, diciamo, avevamo un tasso di contagiosità più elevato sui tamponi effettuati rispetto alla media nazionale, le decisioni di rigore che ha assunto la Regione Campania e, diciamo, con grande forza di volontà Vincenzo De Luca, nonostante le prime proteste, se si ricorda, rispetto alle prime chiusure, oggi danno risultati che danno ragione ancora una volta alla lungimiranza del nostro governatore, perché se andiamo a vedere il nostro tasso di contagiosità è di parecchi punti inferiore alla media nazionale, si sono allentati i posti di terapia intensiva e anche quelli di ricovero, e abbiamo più in generale una mortalità che è la più bassa d'Italia. Questo significa che, nonostante tutti i problemi che ereditiamo da 10 anni di commissariamento, la Regione Campania ha una tenuta sia nei servizi sanitari ma anche nella capacità di gestire tutta la tematica della pandemia. Che cosa succede tra Natale e Capodanno? Io credo che il governo deve prendere una decisione nazionale, perché se io dico che questa fase si segnala soprattutto per l'incapacità di far osservare i divieti. Parlare di zone gialle, zone rosse, zone arancioni ha poco senso se poi tu non fai fare i controlli. Se non c'è una decisione generale, proprio nei momenti di festività più significativi, che sono la vigilia di Natale, Capodanno, vigilie varie, soprattutto quel periodo che va tra Natale e Capodanno a cavallo, se non ci sta un fermo generale, soprattutto negli spostamenti, nella mobilità, si rischia poi di non controllare più la pandemia, perché gli esperti parlano di una terza ondata che è anche più pericolosa della seconda.